chilo di farina, 3 uova, un cucchiaio di zucchero, un bicchiere di olio, un bicchiere di vermut e il resto di vino. L'impasto si ottiene, insomma, fino alla fine col vino. La prima edizione del laboratorio di Pizza Figliata è stata organizzata da Aria Nova, Prologo di Pignataro, Prologo di Camigliano, Prologo di Pastorano e alcuni altri enti del territorio 3 anni fa. Poi la cosa è morta lì, non so il motivo, non per colpa nostra, ma per colpa di qualcun altro. E noi comunque, io mi riferisco a noi come gruppo popolare Aria Nova, che siamo un gruppo di un'associazione che facciamo musica popolare e riscopriamo tradizioni e portiamo avanti tradizioni del nostro territorio con canti e altre cose. Noi abbiamo deciso di continuare questa cosa in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Vito Martire, che è la parrocchia del Rione dove è nata la Pizza Figliata. Quindi questo è diciamo il motivo fondamentale per cui questa collaborazione tra Aria Nova e Comitato Festeggiamento. Andonia, chiamata Mandonia, l'amore con Donia, i voglia fa. Cerco di far capire ai giovani cosa significava mangiare la panorra, piatto povero, nella vecchia tradizione, insomma. Far capire ai giovani cosa significava mangiare questo piatto povero. Si mangiava appunto per fame, no? C'era la guerra, quindi era obbligatorio mangiare il piatto che il nonno o la nonna ti portavano quel giorno. E mi ricordo un aneddoto, quando parlavo con mio nonno pignatarese, mi diceva: quando c'era la panorra a tavola eravamo tutti più contenti. Significa che si mangiava, ecco, c'è un bel piatto ricco, pane, broccoli, si mangiava. C'era tanta fame. Che fascini con di ulivo, 3 fascine e basta. Il forno è appena impiancato il cielo del forno, così insomma è pronto il forno per infornare. Attualmente così vedi come si passa. Fare la Pizza Figliata, sappiamo fare la pizza, la panorra, la mozzarella di bufala. Ecco, i giovani devono avvicinarsi a questo tipo di concetto, di scoprire le tradizioni e rivalutarle, far capire come sono nati, come sono prodotti, come vengono fatti, insomma. Cercare di avvicinarci a questo tipo di concetto, vecchio però rivalutato. Questo è il mio modo di pensare. Thank you.
Un paio di anni fa ho avuto una proposta da una ragazza di un comune qua vicino di pubblicizzare e di vendere su scala mondiale la pizza filata, perché l'ho assaggiata, lei è proprietaria di 3 ristoranti in Sardegna e mi ha proposto di portare avanti questo discorso. Io vedendomela da là, sotto il profilo dell'organizzazione e della produzione delle pizze filiate, lei per la divulgazione e vendita del prodotto. Quindi vuol dire che anche oggi come oggi, dove si è l'era del sushi, come si diceva prima, questi prodotti probabilmente sono migliori e forse riescono a penetrare di più nelle menti delle persone. Io sembra partignano, e facciamo queste pizze. Mm-hmm.